L'idea nasce dal fatto che sostanzialmente abbiamo voluto raccontare quella che è la realtà dei fatti, cioè che spesso e volentieri si parla solamente della vittima ed è giusto concentrarsi su di lei, ma perché nasce questo atteggiamento di bullismo? Perché alle spalle del bullo c'è una storia altrettanto difficile, è quella la storia di che ne sai cosa c'è dall'altro lato. E la conclusione che fiabesca, quella di questo grande abbraccio, è un qualcosa che ho fortemente voluto perché il messaggio delle immagini può arrivare direttamente all'animo e quindi un abbraccio che spesso e volentieri non accade è giusto farlo vedere affinché una volta su 100 possa accadere, mettiamola così.